Bentrovati amici di TV Gargano e benvenuti ad una nuova puntata di tutto un altro calcio. Una puntata speciale, infatti, abbiamo. Ospite oggi qui in studio una folta delegazione dell'ASD San Marco che ha vinto domenica il campionato di seconda categoria ed è quindi stata promossa in prima eh, categoria, un grande traguardo raggiunto dalla giovane compagine san marchese, ricordiamo nata poco più di un anno e mezzo fa e quindi andiamo a presentare i miei ospiti di oggi che sono, iniziamo dall'allenatore giocatore dell'ASD eh, San Marco eh, Marcello Iannacone, buonasera. Buonasera Marcello te, buonasera. e complimenti per la vittoria del campionato. Alla sua destra un altro gradito ritorno. Il presidente dell'ASD San Marco Tommaso Martino. Buonasera, presidente buonasera a tutti e complimenti anche a lei. Alla destra del presidente Martino, come sempre, il nostro Aldo Placentino. Buonasera Aldo buonasera a tutti. E alla mia eh, sinistra anche due vecchie conoscenze di eh, TV Gargano: il professor Antonio Parisi, preparatore atletico della formazione eh, San Marchese. Buonasera, Antonio. Buonasera, buonasera. E alla sua sinistra il bomber della eh, formazione Garganica, colui che ha trascinato a suon eh, di gol la SD San Marco in prima categoria, finora 22 reti messe a segno. Michele Coco, buonasera, Michele. Buonasera, buonasera. E complimenti anche a te e a voi tutti. Allora. Partiamo con l'analizzare questa splendida cavalcata dell'ASD San Marco. Noi ci eravamo eh, ritrovati dopo tre giornate di campionato ad inizio eh, stagione, dove l'ASD stava eh, già inanellando vittoria su vittorie, già eh, come dire, stava mettendo i tasselli per la promozione che è arrivata domenica è arrivata a febbraio, in quanto il campionato non è molto lungo. Quindi, tra due giornate si conclude con due giornate di anticipo: la vittoria di questo campionato, Marcello in due anni, due promozioni: l'anno scorso, Terza Categoria, quest'anno la seconda, l'anno prossimo. Nel palcoscenico della prima categoria. Che emozione hai provato da allenatore di questa squadra e soprattutto da San Marchese? Sì, una grandissima emozione, proprio perché è una vittoria arrivata nel mio paese natio, dove ho vissuto, poi sono stato un po' fuori. Ma rientrando e sposando questo progetto, alla fine abbiamo raggiunto un risultato molto importante per noi. Abbiamo messo le basi da 15 mesi dalla nascita per poter fare bene in futuro. Il nostro obiettivo era ed è principalmente quello di creare un modo di fare sano, un settore giovanile importante e valorizzare i principi veri di questa categoria, che deve essere principalmente lo sport, la lealtà sportiva. Noi, il nostro obiettivo è quello. Aver raggiunto un risultato importante come la vittoria attraverso il lavoro, la cultura del lavoro che è stata cercata di, 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 di inculcare in ogni singolo calciatore certo. e non del nostro gruppo, oggi siamo veramente contenti di, di questo primo traguardo. Ecco, Presidente Tommaso Martino, ti aspettavi in cuor tuo? un bienno così eh, sprint possiamo definire in due anni due eh, promozioni eh, insomma in 15 mesi come diceva Marcello è veramente difficile costruire una realtà che già si è consolidata ad alti livelli nel panorama calcistico locale ti aspettavi questa partenza di questa giovane società eh, sicuramente no sicuramente no perché quando è nata questa società abbiamo sì dato le basi per il futuro, però era un discorso da fare a lungo termine, cioè dovevamo iniziare a raccogliere i frutti a distanza di 4-5 anni. E sinceramente oggi che sono qua ancora non riesco a rendermi conto che abbiamo vinto anche questo campionato, perché non l'abbiamo fatto fino a due o tre domeniche fa, che almeno personalmente sto parlando, che avevamo 10 punti di vantaggio sulle seconde. Eh, o forse perché sono abituato a pensare così, magari se non vedo la, la, la cosa realizzata fatta, ancora non certo. ci credo. E può darsi che oggi, a distanza di due giorni, siamo sicuri di aver vinto il campionato, ancora non riesco a rendermi Anche perché capace. Anche fino a qualche giornata fa, avete poi subito due sconfitte. Diciamo, sembrava rimesso in discussione il campionato, poi le inseguitrici non ne hanno approfittato, quindi avete fatto bene a mantenere i piedi per terra da questo punto di vista? No, assolutamente no, le due sconfitte si sono venute, però eh, non ha preoccupato nessuno della società, né, né i giocatori, né la squadra, anche perché sono venute fuori da due giornate in trasferta e con condizioni ambientali non, non certo. favorevoli soprattutto al nostro non modo difficile. di giocare. Era preoccuparsi se magari vedevamo che i ragazzi, che la squadra non rispondeva, però nonostante abbiamo avuto una sconfitta di misura di 1-0 in tutti e due gli incontri, comunque sia la squadra ha sempre giocato e reagito e la cosa no, sinceramente non mi ha preoccupato più di tanto. Certo, Aldo Placentino, eh, questa SD di San Marco. Uh, si è rivelata una vera sorpresa in questi uh, 15 mesi di vita, due campionati vinti, veramente un esempio da, di cui il Gargano deve essere fiero e orgoglioso. Forse non ce ne sono realtà attualmente che rispecchiano uh, il gran lavoro che sta facendo la sd San Marco. Ma sicuramente io non ho mai, come tu sai benissimo, non ho mai avuto dubbi sulla sulla capacità di questi uomini che hanno, che hanno formato questa, questa società eh, sono uomini vincenti l'hanno fatto da calciatori e eh, quindi adesso sono riusciti con la loro esperienza maturata poi nell'organizzazione nell di questa società ieri eh, abbiamo fatto una partita con il settore giovanile a proposito del settore giovanile che diceva Marcello e ho visto già una io che sono 20 vent'anni che faccio scuola calcio già ho visto una scuola calcio veramente organizzata, dopo neanche 15 mesi di, eh, dalla nascita, ho visto i bambini tutti vestiti uguali, una certa educazione, insomma una, una prospettiva veramente, veramente importante. Per me non è, non è una sorpresa, certo adesso si va in un campionato totalmente diverso dove, dove verranno fuori tante difficoltà, dove si giocherà contro squadre anche baresi, con squadre più organizzate. Però, sicuramente, il punto di partenza non è tanto la categoria, ma è l'organizzazione e questa società, insomma, penso che lo sta dimostrando a, a tutti. Ecco, abbiamo parlato di eh, settore giovanile, e qui veniamo al professor eh, Antonio Parisi. Antonio, eh, tu, da preparatore atletico di questa eh, formazione, devo dire che quest'anno, comunque, eh, avete fatto anche un lavoro certosino dal punto di vista fisico e atletico, il che vi ha portato anche a subire. Pochi infortuni rispetto alla media degli infortuni delle altre squadre, in quanto comunque la stagione invernale, il freddo porta comunque il fisico a eh, risentire un po' eh, dei cali a, dal punto di vista muscolare o fisico. Ecco, qual è stato il vostro eh, segreto da questo punto di vista? Avete svolto una preparazione particolare, dei metodi particolari? No, sinceramente vorrei partire con una battuta. Eh, diciamo che il lavoro fatto dal punto di vista atletico è diciamo, positivo anche perché diciamo, ehm, siamo riusciti a far correre tra certo. due ragazzi anzianotti della squadra, come il mister <ride> e il capitano Michele Gualani. Quindi, no, a parte gli scherzi, lavori particolari? No, abbiamo fatto il solito lavoro che si fa. L'importante è non mancare agli allenamenti. L'importante è allenarsi eh, quotidianamente e, e, e in modo eh, diciamo adeguato. C'è stata una grande risposta e grande professionalità. E per questo, io devo solo parti. ringraziare tutti i ragazzi della squadra che si sono messi a mia disposizione, non lamentandosi mai e facendo tutto quello che gli dicevo. E questo è. Eh, diciamo il frutto che si raccoglie dopo un anno di lavoro Ecco Antonio, ieri ti abbiamo anche visto all'opera come allenatore delle giovani leve di questo eh, San Marco eh, tanti giovani ragazzi ragazzini, dei bambini eh, che corrono dietro a un pallone non c'è niente di più bello per una città come San Marco che era a digiuno di calcio da tantissimi anni Sì è vero, anche perché ehm, avendo Tante Scuole Calcio a San Marco, diamo la possibilità a più ragazzi di, di giocare a calcio e, come hai detto tu, di correre dietro a un pallone. Eh, come diceva prima Aldo, ieri è stato un bellissimo pomeriggio di sport. Eh, anche un, la Scuola Calcio Un triangolare Vieste, formato da, da noi dell'SD, dal Santo e dalla Scuola Calcio di Vieste. Proprio un ben organizzato. Purtroppo il maltempo non ci ha consentito di fare tutto quello che volevamo fuori, fare. però diciamo che è stato un bellissimo pomeriggio di sport. Eh, a parte chi ha vinto e chi ha perso, certo. ma il rispetto non è mancato, bello giocato, il belle divertimento, giocate, per divertimento soprattutto per i bimbi che è la cosa più importante. Ed è questo sicuramente un bel messaggio. Uh, Michele Coco, veniamo uh, a te, sei stato il grande trascinatore di questa uh, squadra, hai dato una risposta forse a tutti quelli che uh, come dire, non, non ti facevano un bomber dalle grandi cifre, finora hai realizzato 22 gol. E non ti vuoi fermare. Che campionato è stato dal tuo punto di vista? Beh, i risultati parlano, però devo dire che alla fine i miei risultati personali sono è frutto grazie al, al lavoro della squadra che mi ha dato la possibilità di, di avere diverse occasioni. Quindi il mio lavoro era quello di, di cercare di fare più gol possibile. Ecco Michele, il gol più bello che hai messo a segno finora, qual è quello che ti rimane? nel cuore o se lo devi ancora segnare perché ricordiamo che c'è ancora una partita e poi c'è questo derby attesissimo di ritorno. Qual è stato? Eh, spero che arriverà nel derby. Beh, questa è una promessa di Bomber Coco ai cugini della Polisportiva che anche loro naturalmente lottano per la promozione in prima categoria, un derby che naturalmente noi seguiremo fra due settimane. Torniamo a Marcello Iannacone. Marcello, dopo tre giornate, inizio stagione, nei nostri studi andavamo un po' con i piedi di piombo, ma quando è stata? secondo te la partita in cui eh, hai preso coscienza di poter vincere questo campionato con la tua squadra? Una partita eh, nello specifico non c'è stata, ma in realtà è stata una, un lungo periodo che mi ha fatto pensare che avremmo potuto vincere il campionato. Dopo il mercato di dicembre, eh, quando in un confronto con tutti i ragazzi abbiamo deciso di non eh, rinforzare la squadra, anche se i più eh, ci dicevano che comunque eh, a noi mancasse una punta eh, di valore assoluto per certo. la categoria, però noi ci siamo stretti, abbiamo continuato questa avventura in 19, sembravamo un po' pochini all'inizio, però e tutti e 19 eh, non si sono mai assentati agli allenamenti, siamo cresciuti di settimana in settimana, abbiamo acquisito quella cultura del lavoro che ci voleva. E poi alla fine credo che non ci sia stata una vera partita, che sia stata la chiave di volta, ma in realtà è stato un susseguirsi di settimana dopo settimana. Attraverso le vittorie abbiamo acquisito consapevolezza dei nostri mezzi, sempre di più. Ci siamo riusciti ad esprimere bene in ogni gara. Ecco, e anche tu, come il presidente, non ti sei preoccupato dopo quelle due sconfitte sfortunate? Assolutamente non mi sono preoccupato, io da quelle due sconfitte volevo uscire soltanto indenne dal punto di vista degli squalificati, perché eh, il mio unico dubbio era quello di come una squadra abituata a vincere da tanti mesi... Eh, avrebbe reagito a possibili sconfitte certo. che ci potevano stare su campi a Margherita e a Castelluccio contro squadre importanti per la categoria per cui ci potevano stare quelle sconfitte. Abbiamo reagito bene senza squalifiche, senza incorrere in infortuni, a prescindere dal risultato che hanno fatto le inseguitrici perché certo. penso che anche se le inseguitrici avessero sfruttato i nostri risultati negativi, oggi comunque saremmo a più 4, probabilmente si sarebbe festeggiato una domenica successiva. Eh certo. Quindi non credo che ci avrebbero messo questa quest ansia. Solo questione di tempi. Eh, Presidente, eh, ormai diciamo che si archivia eh, quest'altra trionfale stagione, eh, già eh, siete proiettati verso la prossima stagione che sarà comunque più impegnativa di quella attuale. Ricordiamo che il campionato di prima categoria è comunque più eh, competitivo e lo abbiamo visto anche eh, quest'anno quando comunque... Avete affrontato in coppa squadre di eh, categoria eh, superiore, comunque eh, nessuna squadra eh, molla l'osso, quindi eh, sarà eh, un campionato altrettanto difficile quello che vi appresterete a fare il prossimo anno. Ecco come si muoverà la, la società? Continuerete con la politica dei giovani eh, locali o come dire eh, puntellerete questa già fortissima rosa con qualche rinforzo di qualità? Uh, Antonio mi trovo impreparato oggi perché ancora sinceramente ancora non ne certo. parliamo e non ci pensiamo anche perché siamo ancora uh, a febbraio. Aspettiamo comunque <ride> di fare queste altre due partite perché, anche se abbiamo il campionato, per noi non è finito perché abbiamo due partite e le dobbiamo giocare come abbiamo fatto con tutte Continuare le altre Continuare ad onorare questo campionato. Sinceramente, però, anziché pensare alla prima squadra perché uh, dopo due stagioni la vedo già rodata. Io uh, sacrificherei un po' più il tempo per il settore giovanile, certo. che non è nato insieme alla prima squadra, ma è nato solo a ottobre di quest'anno. Quindi, di anno, diciamo. uh, è, secondo me il caso in questo momento di pensare e mettere un po' più di energia nel settore giovanile, che sì, sicuramente è partito in modo mm. uh, strepitoso, perché abbiamo avuto quasi 100 iscrizioni come, come primo anno. Però eh, sappiamo che c'è da migliorare perché è il primo anno, dobbiamo ancora rodarci, dobbiamo completarlo. Quindi eh, un po' più di tempo lo dedicherei a quello. Per quanto riguarda la prima squadra, sicuramente se ne parlerà, se ne parlerà fra qualche mese. Sì. Ecco, Tommaso, un'altra domanda. Uh, dopo uh, quest'anno uh, tanti traguardi raggiunti dalla vostra uh, società, l'apertura del uh, Fiorente Settore Giovanile, la sede sociale che è stata inaugurata lo scorso uh, settembre, uh, tanti altri progetti attendono la vostra giovane società e nella tua mente eh, mi parli sempre di questo grande progetto di un centro eh, sportivo che vorresti per tutta la città di San Marco e Lamis. Sì, ci credo fermamente, Uno, sicuramente è un progetto a lungo termine a cui penso e, e non solo San Marco ma anche qualche comune limitrofo che, che ci vorrebbe dare una mano. Ehm, di progetti, ripeto, ce ne sono però a lungo termine. Non so dove possiamo arrivare perché tra la, la, la mia tenace e quella de, del mister unite insieme non penso che riusciamo a fissarci qualche traguardo Ebbene questo è comunque un, un appello e un sogno possiamo definirlo così Tommaso Sì sì la cosa più bella è sicuramente che abbiamo portato molto molto entusiasmo a San Marco perché lo merita. L entusiasmo che non si vedeva da, da decenni. Che non si vedeva, perché è appassionato di calcio e anche una nota positiva eh, che se ne parli comunque di una cosa fatta bene e bella. Okay. È bello portare agli occhi della gente il, il lavoro che stiamo facendo, È merito non solo nostro, ma anche di, di tutti quelli che ci stanno intorno, certo. a prescindere calciatori dirigenti, collaboratori, ma anche al pubblico, alle persone che, che ci seguono. E questo è sicuramente un bellissimo messaggio. Prima di eh, continuare la nostra chiacchierata, un breve stacco pubblicitario. Ritornati in studio Aldo Placentino, il prossimo, la prossima stagione di prima categoria, se, come dire, verranno rispettati i pronostici con anche l'altra formazione di San Marco che approderà in prima con il San Giovanni Rotondo, se si salverà promette veramente grande spettacolo, il Gargano potrebbe tornare a recitare il ruolo di protagonista in prima categoria. Ma diciamo è ancora tutto prematuro per quanto riguarda il San Giovanni, soprattutto la situazione è molto difficile. Però ci si tenta. Per quanto riguarda l'altro San Marco, non voglio essere. Diciamo, un uccello in malaguria Però quest'anno non dimentichiamo che c'è la riforma dei campionati. Quindi almeno come posti sarà molto difficile trovare, trovare spazio perché l'eccellenza sarà riportata a 16 squadre. La promozione anche. La seconda categoria sarà riportata a 14, quindi trovare posti disponibili sarà molto, molto duro, almeno per quanto riguarda la prima sessione di luglio. Poi ad agosto, magari con la solita crisi economica che si prospetta, eh, ci, saranno, ci saranno posti. Questo naturalmente non è non essere disfattista, però non, non vedo appunto come regolamenti ad oggi tanti posti nelle, nelle categorie superiori anche perché sappiamo che quest'anno c'è la riforma della Lega Pro quindi dalla Serie D la Serie D tornerà ad essere la vecchia quarta serie sarà la, la C2 di adesso e quindi è tutto un punto quindi bisogna vincere i campionati come hanno, come hanno fatto gli amici SD per, per poi essere ripescati poi c'è anche una Uh, bisogna augurarsi che anche il San Giovanni si, si salvi perché poi nell'agricoltore di pescaggi con tante cose con la storia, la matrica i settori giovanili, il fair play insomma eh, non sarà facile quest'anno essere ripescati per le vincenti dei playoff. E noi naturalmente. Eh, speriamo il meglio per le squadre garganiche. Antonio Parisi, da eh, San Marchese da amante del calcio, soprattutto della tua città di San Marco e Lames eh, quanto è importante questo risultato per voi, ma per eh, oserei dire, per la città di eh, San Marco. Beh, importante è importante tantissimo perché come si diceva prima dopo parecchi anni che è mancato il calcio in una città che, che ama il calcio come San Marco penso che eh, avere dopo un anno e mezzo dalla sua nascita una squadra in prima categoria penso che eh, sia un risultato eh, molto, molto, molto importante, straordinario, straordinario. Eh, mm. ovviamente più persone si avvicinano a questa nuova società eh, giorno dopo giorno e questo a noi può, può, non può fare altro che piacere e vedere che eh, tornando a parlare di settore giovanile come ha detto il presidente il primo anno di nascita di un settore giovanile avere eh, 100 iscritti è secondo me come si è detto un risultato straordinario e ovviamente adesso avendo vinto il campionato e mancando due partite alla fine del campione di seconda categoria Bisogna dirottare le nostre energie sul settore giovanile e cercare di migliorarlo il più possibile. Certo, uh, Antonio ti dà più soddisfazione guidare i piccoli della scuola calcio o come li hai chiamati tu i vecchietti della prima squadra? Ah, questa è una domanda difficile. Um, io sono sempre dell'idea che uh, si debba uh, cercare di lavorare con tutti e nel migliore dei modi. Eh, a me piace lavorare con, con, sinceramente con, con i piccoli, con i grandi, non... ci sono differenze, però dal mio punto di vista cerco di mettere tutte le energie sia quando lavoro con i piccoli che quando lavoro con i grandi. Eh, poi, eh, è, diciamo, sono i numeri a parlare, quindi penso che il lavoro fatto sia un buon lavoro certo. Eh, Michele Gogo, eh, parlando di numeri, eh, la vostra squadra, eh, poi mi confermerà anche eh, Marcello Iannacone, eh, di tutti i gironi della seconda categoria è stata eh, quella che sta battendo tutti i record, eh, a due giornate alla fine ha collezionato eh, 50 punti, eh, 70 gol fatti e solo 12 eh, subiti, non solo l'attacco ma anche una difesa di ferro. Beh sì, alla fine penso che sia... Tutto merito del, degli allenamenti che noi svolgiamo, cioè una volta che lavoriamo sia dal punto di vista atletico che tattico, cerchiamo di essere concentrati e fare le cose in un certo modo. Poi la domenica in campo cerchiamo sempre di dare il massimo, e fino a questo momento i risultati ci danno ragione. E questa è sicuramente una bella soddisfazione per voi. Marcello Iannacone, veniamo alla, uh, intanto, vediamo le immagini della grande festa di uh, domenica. Purtroppo non eravamo presenti noi di TV Gargano, ma uh, su Facebook, uh, sui social network impazzano i video uh, della festa, festa che eh, mi hanno che detto, hanno detto sì, è, uh, mm -hmm. è andata avanti per tutta uh, la sera. Infatti, ho provato a chiamare qualcuno, non mi rispondeva nessuno. Mm -hmm. Eravate un po' tutti presi dalla, dalla gioia, giustamente di questa promozione. Uh, mister, i come dire? se vogliamo eh, definire eh, l'uomo simbolo di questa promozione, merito eh, di Michele Coco o di qualcun altro o grande merito di tutto il gruppo? La famiglia, noi parliamo di famiglia SD, è da 15 mesi che parliamo di famiglia SD. Siamo nati eh, tutti insieme e ognuno di noi sa bene quello che deve fare all'interno della nostra famiglia. Io all'interno dello spogliato dico sempre che noi partiamo da un presidente per arrivare a, ma lo dico, uh, zi Luigi, tanto sì. per dirne uno, che è un nostro carissimo amico, il primo nome che mi viene in mente, almeno ci facciamo una risata, tanto dici che non rido mai, perché uh, tutti abbiamo la nostra parte di importanza, purché certo. con umiltà facciamo quello che ci viene chiesto. Ognuno è il suo compito. Abbiamo delle linee guida che partono dall'alto e cerchiamo di seguirle. Siamo cresciuti, è vero, rispetto all'anno scorso, però c'è ancora tantissimo da fare, ma veramente tanto. Però devo dire che i dirigenti che non hanno mai fatto i dirigenti, oggi sono in grado di interpretare quel ruolo nella maniera migliore, così come i calciatori, così anche tutti quanti. Uno dei migliori acquisti, e mi riallaccio al discorso di prima con il preparatore atletico Parisi. Uno degli acquisti più importanti che abbiamo fatto noi quest'anno è Giuseppe Tancredi, fisioterapista e dirigente della nostra squadra, non solo perché ha messo a disposizione palestra. Fisioterapia, manutenzione per tutti i calciatori, quindi ogni infortunio è stato gestito nella maniera migliore dallo certo. staff tecnico, composto tra l'altro oltre che da me, da Andorra. Non è, non è cosa di poco conto, considerando certo. un campionato di seconda categoria, con tutto il rispetto che merita. E poi ci ha messo a disposizione anche il defibrillatore, siamo una delle poche società ad avercelo, e ogni domenica puntualmente andiamo in campo con il defibrillatore. E questo è sicuramente una bellissima notizia. Per cui volevo ricordare anche, eh, nello staff tecnico. Giuseppe Tancredi è uno dei pochi nomi che, certo. che vorrei citare, ma gli altri sono stati straordinari e sono cresciuti tutti. Però questo è un punto di partenza. Noi oggi eh, abbiamo terminato probabilmente di mettere le basi su quello che è il nostro modo di fare, il nostro modo di, eh, di lavorare, perché noi riteniamo che sia uh, un lavoro perché ci impegniamo, facciamo le cose in un certo modo, ci piace essere. Eh, eh, puntigliosi, eh, perfettini in quello che facciamo, curiamo i dettagli, per cui ogni singola componente all'interno del nostro gruppo deve sapere sempre meglio quello che deve fare. Tant'è che un mesetto fa siamo andati a fare pure un convegno per quanto riguarda il settore giovanile scolastico a Manfredonia. Certo. Inizieremo a breve... Lo abbiamo seguito anche noi di TV Gargano con un servizio... E sono venuti tutti i tecnici, i collaboratori, i dirigenti, tutti, perché tutti vogliamo arricchire le nostre conoscenze, perché è solo così che possiamo migliorare, non ce ne sono altre strade. Se vogliamo inventare eh, un modo di fare che non esiste, eh, allora vuol dire che non sposteremo mai... Il livello, certo. non, non ci alzeremo mai di livello. Inizieremo dei corsi di formazione per i preparatori dei portieri a breve, visto che adesso abbiamo un po' di tempo per poterci dedicare ad altro. Certo, fare un po' di programmazione anche per il futuro. A proposito di programmazione, eh, cosa farà Marcello Iannacone da grande? Continuerà ancora a giocare o si siederà eh, solamente in panchina per fare l'allenatore? Bah, allora io se ho con me il professor Parisi e, e Giuseppe Tangredi eh, penso di poter giocare ancora per molti anni ancora. Eh, L'anno scorso non stavo benissimo come quest'anno perché ero impegnato in più ruoli e, e non avevo un preparatore atletico che mi sollevava da qualche incarico. Certo. Come lo ha fatto diciamo in una maniera straordinaria. Davvero a Parigi è stato il suo braccio operativo. È stato dire determinante per farmi stare bene come calciatore e come allenatore perché lui ha curato la parte atletica, tecnica e anche eh, la gestione di, del reparto difensivo, della fase d'attacco. Potevamo lavorare in sincronia tutti e due. Per cui. Siamo una bella coppia, diciamo così. Certo. Però prima di farti questa domanda dovevo sentire il presidente. Presidente, confermi ah, certo. confermiamo Marcello Iannacone alla guida della squadra il prossimo anno. Lo riconfermiamo almeno per un altro anno, no? Scherzi a parte, dopo i risultati che abbiamo ottenuto. Uh, penso che mh, tra di noi non è nato solo un rapporto di, di collaborazione presidente allenatore. Uh, non ci conoscevamo però è nato qualcosa di, di profondo che magari condividiamo tutte e due le stesse cose certo. e ci stanno proiettando e eh, forse anche questa è la forza della SD che ci ha portato a fare così tanto bene uh, ripeto non è solo un rapporto allenatore presidente, è un rapporto che va oltre va oltre perché abbiamo entrambi delle ambizioni molto, molto positive e penso che comunque sia sarà un, un rapporto duraturo Ebbene, questa è sicuramente una bella eh, promessa. Aldo eh, Placentino, andiamo in conclusione. Eh, tu che conosci bene Marcello Iannacone, eh, quali sono i suoi meriti in questa grande eh, cavalcata? Gran parte eh, di questo miracolo è stato in fondo costruito oh, da lui, dalla sua tenacia e dalla sua voglia di portare avanti questo progetto. Sì, ma comunque presidente Marcello, lo dobbiamo tra poco. <ride> <ride> Voglio pensare. Ci sono trattative in corso qui in studio, no, no, no. no vabbè, Marcello si sì, lo conosco da sempre. Ho detto anche prima: eh, più tutto è un vincente. una testatura è uno che non eh, anche se si, si maschera insomma dietro i progetti, dietro questo, però, lui è un vincente. Non vuole perdere mani anche la partita 2 contro 2, Quindi e sa bene come vincere, e poi è. Eh, Conosce, io in lui, l'ho sempre detto anche agli altri, ho ammirato l'umiltà di ricominciare, a differenza forse di altri, da un campionato veramente modesto come la terza categoria. Lui si è rimesso lì, si è messo anche in campo, uh, forse fisicamente non stava bene, quasi alla mercé di, di qualche saputello di turno, come lo chiamo io, che magari poteva dire no ma questo che fa, questo è arrivato, questo... invece si è messo io lo sicuro e forse non sono sicuro di questo però penso leggendo i nomi, eh, non l'ha detto nessuno ma penso che questa fosse anche la squadra più giovane della, della seconda categoria certo. eh, vedevo i nomi di delle squadre ultimamente, anche il mattinata, ieri parlavo con allenatori. hanno preso gente come Di Carlo, come Ciocio, insomma tutta gente che ha giocato e anche l'altro San Marco insomma, formato da tanti giocatori insomma, che hanno giocato tanti anni e forse nessuno ha messo in risalto questo che forse la SD è la squadra più giovane eh, riconosco tutti i ragazzi che hanno, che hanno giocato eh, che devo dire? Li devo dire bravo ma io non, ho, non, avevo, non avevo dubbi sulle, sulle sue capacità e non, eh, non è di, di offesa a quelli che giocano quelli che hanno vinto però Certo che vincere un campionato di seconda categoria Io ne ho fatti tanti, ne abbiamo anche vinti Però av avanti avevamo gente D'esperienza, gente insomma Inventarsi Michele a centri avanti O giocare avanti con, con dei ragazzi Quindi arrivare al gol sempre su azione Immagino quando era difficile fuori casa Andare su campi certo. eh, Su campi pesanti dove, dove gli arbitri non vedono il gioco Dove tante, tante cose Andare a vincere comunque attraverso il gioco Penso che il il lavoro sia, sia stato eccesso e ripeto per me non è, non è una novità ero sicuro di questo e che dirò di bravo e eh, presidente ti lo stretto perché sarà... <ride> ci, sono, ci sono gli ascoltatori in, in giro che il calcio è così purtroppo il calcio dimentica presto e questo, ecco l'ultima cosa che voglio dire è questo andate a un campionato di prima categoria dove difficoltà ci saranno e, quello che ti dico, Presidente, è di, di non dimenticare quello che è stato fatto. Io domenica sono stato a Stornata. Ho visto una squadra che veniva a cambiare seconda categoria l'anno scorso. Sono con 7-8 undicesimi l'anno scorso. Posso dire che ho visto 6-7 partite quest'anno in prima categoria. ed È stata la squadra che mi ha impressionato di più, senza grandi nomi, però con una grandissima organizzazione di gioco. Non vincerà il campionato, non arriverà neanche ai playoff. Sicuramente, però lì sta lavorato. È l'unico. L'unico è questo, perché andare appresso ai nomi, andare appresso ai giocatori datati porta poi alla fine. La prima categoria porterà queste, queste trappole, ecco, diciamo così. Bene, con le conclusioni di Aldo Placentino andiamo veloci un, un ultimo giro. Professor Parisi, anche tu rimani a San Marco l'anno prossimo. Penso proprio di sì, eh, poi non so... Decide tutto si, vi rimettete eh, alle decisioni si, del, si tutto del presidente Michele punti anche tu eh, a volevo sì, dire un'ultima cosa io ehm, volevo fare un grosso in bocca al lupo a, agli amici di San Giovanni eh, speriamo sei che stato a San Giovanni. sono stato due anni qua mi hanno fatto crescere dal punto di vista eh, lavorativo dal punto di vista umano e gli auguro davvero di raggiungere la salvezza perché eh, conosco il presidente, conosco chi ci lavora dentro e so le difficoltà che, che hanno perché sono le stesse che abbiamo passato l'anno scorso, certo. e quindi. Lo so, come speriamo comunque di, di vivere faccio, un bel derby l'anno prossimo? in bocca al lupo perché se lo meritano, sono ragazzi davvero speciali. Bene, eh, speriamo di vivere un bel derby garganico l'anno prossimo, Michele. Anche tu rimani a San Marco a suon di gol, magari vivere anche tu il derby col San Giovanni la prossima stagione, San Giovanni dove anche tu hai giocato un sì, po' Sì, beh. Eh, se fosse per me, rimarrei a vita ormai. Cioè, eh, Certe volte succede che nella vita giri per eh, trovare la tua destinazione penso che io l'ho trovata l'hai trovata a casa tua poi sì, non c'è niente penso di, di, sì. di più bello uh, Marcello Iannacone uh, l'anno prossimo anche tu speri che il San Giovanni si salvi anche tu sei un ex giallo-blu e come dire tifi per questo derby carganico la prossima stagione ma sicuramente anzi ho detto proprio stamattina anche ad Aldo che qualora avessero difficoltà logistiche perché sappiamo le difficoltà che hanno noi già dalla settimana prossima ci possiamo attivare per dargli una mano nelle nostre ore al campo se si vogliono dire ad all allenare con noi, fare delle amichevoli per, per stare meglio perché magari eh, avendo un gambo riescono a fare questo rush finale meglio. Eh, mi farebbe molto piacere perché veramente è un paese a noi vicino. Io ci ho giocato, sono stato bene e gli auguro di salvarsi al più presto. E questo è eh, naturalmente un bellissimo messaggio eh, che eh, lancia agli amici di San Giovanni. Tommaso Martino, concludiamo eh, con te. Eh, si chiude questa bellissima stagione, se ne apre un'altra. Eh, I tuoi eh, progetti sono quelli di rimanere alla guida di questa eh, società. La passione per il calcio la vuoi portare ancora avanti per tantissimi anni. Sicuramente Antonio, uh, l'ho ripetuto più di una volta, il nostro non è un progetto che va avanti in anno in anno, è un progetto a lungo termine. Penso che almeno per 4-5 anni ci resterò per vedere se effettivamente riusciamo a raggiungere quello che ci siamo prefissati. È un obiettivo naturalmente molto grande e che come dire, è il sogno di tutti quelli che fanno eh, calcio, e giustamente, a San Marco e Lamis si è ripartiti con nuovo vigore nel portare in alto il nome della eh, città di San Marco in Lamis. Bene, noi vi auguriamo naturalmente di raggiungere tutti i vostri eh, progetti e i vostri obiettivi. Quindi, eh, Marcello, vuoi concludere? Sì, volevo, volevo salutare, perché non li abbiamo citati ancora, i ragazzi della Brigata Lamis. Ah, certo, gli son Ultras. Sono nati, son nati certo. l'anno scorso, eh, erano in due, eh, nel giro di 15 mesi. Anche loro sono cresciuti e domenica in una giornata glaciale, freddissima, certo. pioveva pure, ci sono stati vicini, hanno festeggiato con noi, i ragazzi e ragazze sono venute fuori casa, viaggiano con noi. E sono dei ragazzi meravigliosi che hanno amato fin da subito questa maglia, per cui eh, la dedica mm. penso che oltre che a tutta la famiglia SD. Alla Brigata Lamis, che parte in de grande della nostra famiglia, certo. Eh, eh, non dimentichiamo anche Marcello, presidente, i tanti tifosi che ci seguono. Eh, a eh, tal proposito, forte. mi allacciamo un po' al discorso di Marcello. Eh, invito tutti quanti a vedere eh, l'ultima partita. che abbiamo in casa il derby con la polisportiva, eh, giusto per vedere, infatti, questi ragazzi quello che sanno organizzare, anche perché abbiamo avuto molti plausi, soprattutto nel derby di andata e piacevano ricordi, molto ricordiamo abbiamo, che l'abbiamo trasmesso in diretta abbiamo quindi. ricevuto telefonate da più non posso non eh, proprio per la la coreografia, la correttezza che c'è stata e sono quelle partite proprio che le vai a vedere per dire è stata proprio una bella partita piacevole certo, è stata e una quindi invito partita. tutti quanti quelli che seguono Gargano TV a vedere il, il derby e naturalmente chi non potrà eh, vederlo dal vivo lo potrà vedere attraverso eh, le nostre telecamere di eh, TV Gargano bene, chiudiamo qui questa nostra bella puntata con gli amici della dell'ASD San Marco in Lamis fresca vincitore del campionato di Seconda Categoria, quindi io li saluto e li ringrazio nella speranza di rivederli presto nei nostri studi. Grazie Marcello Iannacone. Grazie Antonio. E buonasera. Un bocca al lupo per il futuro, visto che il presidente ti ha confermato. Beh, crepi il lupo, grazie, grazie. <ride> grazie Tommaso Martino. Grazie a voi, alla prossima! Grazie mille, grazie anche Aldo Placentino, grazie Aldo. Grazie. Grazie professor Antonio Parisi e buon lavoro con grazie i tuoi giovani. Grazie a voi, giovani. grazie di tutto. E grazie anche Michele Coco bomber di questa formazione. Grazie a te Antonio. E voi, con voi amici di TV Gargano l'appuntamento per la settimana prossima. Ok.